un'iniziativa nella giusta direzione. Incassa subito l'approvazione delle associazioni di categoria alla proposta di legge di iniziativa popolare per la salvaguardia del decoro e dell'identità dei centri storici presentata dal sindaco di Firenze Dario Nardella in consiglio comunale. La direzione è quella intrapresa anche dal forum dei locali storici, riunito proprio a Firenze. In questi anni ci siamo costantemente confrontati su questi rischi. Firenze insieme a Milano sono tra le due città che sulla tutela dei locali storici sono quelle che hanno fatto di più e sono avanti. E adesso che si cerca di fare una norma nazionale, proprio sono due modelli di legislazione che si stanno mettendo a sistema, perché occorre che la tutela sia dall'alto. Per resistere alla tentazione dei mercati stranieri è necessario un cambio di passo per abbassare i costi, spesso insostenibili, a partire dagli affitti. È il cancro, ma non è il solo costo, perché pensate che per mantenere in piedi questi locali ci vogliono 50 professionalità. L'obiettivo è anche quello di allargare la battaglia a livello nazionale per ottenere un quadro normativo omogeneo. Fin qui si sta procedendo a macchia di leopardo. Per cui è importante che si torni ad avere una qualità urbana, e per avere una qualità urbana bisogna passare assolutamente da un certo controllo all'ingresso.